guardate la bocca. Lì. Nascosto nell'angolo destro. Non è un bacio? Dove? Dove? Dove, via? No, ma è grave? No, magari è un herpes. Sì, deve essere quello. Se questa nel letto sei tu, che cos'è questo? Una libellula. Una scopa con le ali. So di non essere Caravaggio, ma è ovvio che è una sedia. Un frigorifero. Non ne ho idea. È arte contemporanea. Ragazzo, hai finito di far del casino? Non stavo piangendo per le madri. Piangevo perché non riesco a tenere l'ombra attaccata. E poi non stavo piangendo. Certe ragazzine te la cucirebbero, ma visto che non ho un'idea di come cucirti un'ombra a un piede senza sporcare di sangue tutta la stanza e ridurti a un colabrodo, ho una grande idea. Atta che colla caldo vado a prendere, aspetta. Wendy, una ragazza vale più di 20 bimbi. Sì, questo lo so già, siete tardi di natura. Sappiamo volare! Che miseria però, con tutti i posti in cui potevi soffiare sta pose proprio in faccia, genietto. Vieni via, vieni sull'isola che non c'è. Ma, Peter... Non è un tantino affrettata come decisione? Noi abbiamo la scuola, e poi i genitori, i nostri amici. Ah, e poi c'è anche quel ragazzino di Quinta F che è carino da morire. Ci sono le sirene, i pirati. Niente One Direction? Vabbè, fa lo stesso, andiamo. Signorina Wendy, perché abbiamo costruito questa casa? Con la porta e il caminetto. E avete cercato di abbattermi con delle armi primitive perché credevate che fossi una colomba persa alla vigilia di Pasqua, brutti piccoli bastardi. Porca puttana! Ho portato queste. La sai usare? Certo che no, faccio fatica a tagliare le cipolle col coltello senza amputarmi una mano. Crescere è una faccenda oltremodo barbara, non credi? Piena di inconvenienti, ma di brufoli. Parole sante, Uncino, parole sante. Non dimenticare di prendere la tua medicina, altrimenti rischi una broncopolmonite. Vabbè, va a cagare. Che ironia. Vieni a prendere Uncino e rimedia una favola. Fanculo, Uncino, fanculo. Te e la tua ironia, va?